Salve amici e amiche e bentornate nel mio canale Nuvoli di Lana. Oggi vorrei proporvi, per una curiosità anche mia, questo lavoro fatto ai ferri molto delicato e particolare, che ho preso da un tutorial straniero, ma a dir la verità a me ricorda tantissimo il punto coccodrillo lavorato ai ferri in modo all'italiana, diciamo. Però questo tipo di lavorazione che ho estrapolato da un tutorial in lingua straniera mi è sembrato molto più facile, più carazzoso, più bellino da elaborare. Come potete notare, si tratta di tante linguette che ricordano moltissimo il punto coccodrillo lavorato ai ferri, ma la particolarità è che il punto è completamente diverso da come viene elaborato. Io continuerò a formarlo e a svilupparlo su questa stessa base che ho iniziato a provare, a fare la verifica, a lavorarlo. Poi vi indicherò come svilupparlo. Innanzitutto è molto bello e visto anche dal retro, così come potete notare, non è così brutto. Però quello che ci interessa è il davanti. Si mettono sulla maglia un multiplo di 2 più 1 come numero di maglie. Qualsiasi lavoro vogliate realizzare o fare, ricordatevi di utilizzare sempre un multiplo di 2 più 1. Poi io ho utilizzato, per conoscenza lo dico, mica perché voglio indurvi a farlo, questo filato chiamato bucaneve 100% acrilico. Però molto morbido, bello, pratico, ha tutte le istruzioni per poter essere utilizzato. Logicamente voi potete utilizzare tutti i filati che preferite e i colori che vi piacciono di più. Sono partita da una base e continuerò come base insieme a voi da un punto, da un passaggio al dritto a un passaggio al rovescio e si parte di nuovo con un passaggio al dritto. Il lavoro si sviluppa in due passaggi, questo diciamo così del punto variante, io lo chiamo così, variante coccodrillo. E dobbiamo lavorarlo dal rovescio per darle conformità poi al dritto lavorandolo sul dritto. Cioè, spero di essermi spiegata perché non è difficile, è facilissimo, non è complicato, è molto molto bellino. E si possono realizzare diversi lavori per bimbo, per fare una copertina, per fare un gilet, una rifinitura da borsetta, per fare un cappellino, per fare un coprispalle. Le idee sarebbero tantissime, tantissime. Io mi sono permessa di fare anche questo, di scriverlo così, perché non so se tutti quelli che mi seguono possano comprendere la mia lingua in italiano e dire quanti punti occorrono come base. Quindi un multiplo di 2 senza dimenticare di aggiungere 1 alla fine. Spero di essere precisa, di essere specifica, di non sbagliarmi, di non dare, di non creare problemi, ecco. Voglio essere più semplice che mai. Quindi questa è la base da cui si parte. 2 più 2 più 2 più 1. Poi voi potete mettere tutti i punti che volete in base al lavoro che dovreste realizzare. Poi, come ho detto, si parte da una base fatta al rovescio, poi al dritto e poi si rilavora il punto, si comincia a lavorare il punto dal rovescio. E ora ve lo mostro, sempre sperando di farvi cosa gradita, piacevole, di gusto e che sia anche utile nel realizzare le cose che vorreste creare. Mi auguro di cuore. Io ho fatto un piccolo campioncino proprio per non rubare moltissimo tempo. Quindi adesso io parto dal rovescio e farò tutto il passaggio al rovescio.
Quindi, siccome ho messo un numero pari più 1, sono solo 15 punti. Per essere breve, per non essere molto lunga nei tempi, e faccio tutto il rovescio, perché ho fatto già la parte del dritto per finire di elaborare il punto e ve lo mostrerò. È molto semplice, è facile, ripeto, non c'è nessuna difficoltà. A me è piaciuta la modalità del punto perché lavorato in questo modo si differenzia moltissimo da quello italiano, diciamo così. Poi ritorniamo rigirando il ferro sul dritto del lavoro e lavoro un altro passaggio tutto al dritto, compreso il punto di vivagno. Io lo lavoro al dritto. Quindi si fanno il punto variante coccodrillo e due passaggi, uno al rovescio e uno al dritto. Si alternano variante coccodrillo, dritto e rovescio, variante coccodrillo, dritto e rovescio. Queste sono le modalità. Il dritto lo conosciamo, il rovescio anche, quindi non c'è problema. Ora, rigirando il ferro, incominceremo a lavorare dal rovescio e vi mostro come elaborare questo punto così particolare, così grazioso, che a me ha colpito, mi ha messo molta curiosità, è molto carino. Allora, il punto di vivagno lo lavoro al rovescio. Poi faccio un punto di rovescio normale, badate bene, poi getto giù il filo e lavoro il punto al dritto, però qui dove c'è l'asola, sotto la maglia, dove c'è l'asola, la lavoro al dritto e lo lascio andare. Di nuovo un rovescio. E poi di nuovo lavoro infilando il ferro sotto l'asola, qui sotto l'asola della maglia, lavorandola al dritto e la lascio andare. Poi di nuovo un rovescio e un punto, diciamo, come lo chiamano, un punto doppio al dritto, perché lavoro infilando il ferro sotto l'asola della maglia, la lavoro al dritto. Di nuovo un rovescio e di nuovo lavoro infilando l'asola, il filo sotto l'asola della maglia al dritto. Poi di nuovo un punto al rovescio, un punto doppio al dritto, chiamiamolo doppio perché è lavorato così, un punto al rovescio e un punto doppio perché al dritto, perché io lavoro infilando il ferro sotto l'asola del punto. Un punto al rovescio che si alternano quindi è il punto di vivagno. Ora ritorniamo rigirando il ferro sul dritto del lavoro e qui abbiamo terminato il nostro passaggio perché faremo tutto al dritto che darà conformità al nostro punto coccodrillo e ve lo mostro. Quindi facciamo il passaggio tutto al dritto e si formano questa sorta di linguette molto graziose, molto belline che sovrapposte l'una all'altra a me ricordano moltissimo il punto coccodrillo fatto ai ferri. Però questo punto coccodrillo e ferri all'italiana maniera è molto articolato. Invece, preso da un tutorial straniero, lavorando in questo modo, mi è sembrato molto curioso, molto grazioso. Guardate, ora che ho lavorato tutto il punto al dritto, come si formano le linguette? Le chiamiamo linguette, sono graziose, l'una sovrastante all'altra. Quindi cosa si fa ora di nuovo, come ho spiegato? Si fa di nuovo un passaggio al dritto, un passaggio al rovescio e dal rovescio ripetiamo il punto.
Quindi non voglio essere noiosa, lo spiego, lo dico perché è giusto che sia, però io voglio darvi anche maggior modo di poter comprendere il punto. Ora, completato il modulo del punto variante coccodrillo, non so come neanche io chiamarlo, denominarlo, facciamo tutto un passaggio al rovescio. È un piccolo campioncino, quindi l'ho fatto apposta per non perdere molto tempo, per non rubarvi tempo, per non essere antipatica neanche pesante. Rigiro il ferro e lo lavoro al dritto, tutto al dritto. Quindi un passaggio al rovescio e un passaggio al dritto. Dopodiché si ricomincia il punto vero e proprio. Facile, è semplice ed è molto molto grazioso. Si possono creare tanti lavoretti. Io non so come denominarlo, forse è variante coccodrillo o coccodrillo straniero o coccodrillo indiano. Non saprei come denominarlo perché il punto coccodrillo che ho già lavorato in un mio tutorial molto precedente, è uguale. Ecco qui, guardate un po'. Questa è la base da cui si parte per ricominciare di nuovo il punto. E partiamo dal rovescio del lavoro. Questo. Come ho fatto prima, vi dimostro anche ora. Quindi si fa il punto di vivagno, che io lo lavoro al rovescio. In questo caso siamo sul rovescio, un punto al rovescio. Poi badate bene, articoliamo il punto qui al dritto, entrando il ferro sotto l'asola della maglia. Come lo chiamano? Punto dritto doppio, punto contorto, non mi ricordo bene. Non l'ho preso bene. Lo riprendo un attimo. Devo trovare l'asola, eccola, così, e lo butto giù. Poi alterno un rovescio, poi di nuovo un dritto contorto, un dritto doppio, meglio chiamarlo così, un rovescio. Poi di nuovo un dritto doppio, perché lavoro con l'asola sotto la maglia, infilo il ferro sotto. Un rovescio. Un dritto doppio che lavoro qui dove c'è l'asola sotto la maglia e alterno un rovescio e di nuovo un dritto doppio, lo chiamiamo doppio perché io in effetti dico la verità, non mi ricordo come viene denominato. Un rovescio e un dritto doppio, di nuovo qui infilo il ferro sotto l'asola della maglia, poi un rovescio, alterniamo e il punto di vivagno. Questa è la prima parte del nostro punto. Ora, rigirando al dritto, lavoriamo tutto al dritto e sarà proprio quest'ultima parte. È il secondo passaggio che darà conformità, che darà forma al nostro punto coccodrillo. Fa lavorandolo tutto al dritto, così. Molto semplice, molto grazioso, molto facile, perché ripeto, quello che ho fatto in italiano è più articolato, è più particolare, è diverso. Si svolge in quattro parti in altezza, cioè un po' ci si può imbrogliare. Così invece è molto molto più semplice e grazioso allo stesso tempo. Ecco qui, finito il punto tutto al dritto. Ritornano le nostre linguette, io non so come definirle, scagliette, linguette, petali, perché è molto molto grazioso.
Ricorda il punto coccodrillo lavorato e ferri, ripeto, ma la lavorazione, come vi ho dimostrato, è completamente diversa. Se voi avete avuto modo di poter conoscere il punto coccodrillo italiano, è molto molto simile, ma diverso come tipologia di punto. Più pratico, più facile, uguale e semplicissimo da lavorare. Spero di avervi fatto cosa gradita, spero che sia piaciuto il lavoro che vi ho mostrato e si può utilizzare, come ho detto, per fare tantissimi altri lavori. Io ho dato l'idea di una copertina, di un coprispalle, di una rifinitura per borsettina, tante cose per un copricuscino, per fare un gilet, per fare un vestitino da bimba. Ce ne sono tante idee che a noi come creatività non mancherà senz'altro. Spero solo e mi auguro di avervi proposto una cosa gradita, piacevole, carina da lavorare, da sviluppare e che sia di vostro gusto. Questa è la mia meta, il mio scopo principale. Scusate un po' se mi sono lasciata andare con la scrittura per far dimostrare anche a chi mi potrebbe seguire, non conoscendo la lingua e quante maglie bisogna mettere sul ferro per qualsiasi lavoro vogliate elaborare. Ma cerco di essere più specifica, più maggiormente diciamo semplice e dando le spiegazioni dovute, importanti e di base soprattutto. Quindi a questo punto non mi resta altro che ringraziarvi per l'attenzione che mi avete rivolto, per la compagnia che mi avete fatto. Ringrazio e saluto tutti i miei iscritti. Con stima, con affetto, con gratitudine. Se volete darmi gratificazione anche a me ancora, io vi sarei grata veramente, lo dico con orgoglio, e il lavoro vi è piaciuto, basta cliccare sulla parola iscritto a fianco a nuvole di lana. Mi farete cosa assai gradita. Se ci metteste un like, ancora di più. Sempre che il lavoro sia di vostro gusto e piacere. Io non obbligo nessuno, io chiedo soltanto quello che mi sembra più gratificante per me e apprezzabile, perché così dimostra che il lavoro è stato apprezzato e a me dà soddisfazione, sono sincera. Siccome questa volta abbiamo lavorato ai ferri, il mio saluto in francese è a tricoter, che vuol dire ai ferri, proprio lavorare ai ferri. Quindi vi saluto per il prossimo tutorial, spero di avervi fatto cosa gradita e con stima e con affetto vi aspetto. A tricoter. Ciao, grazie, al prossimo tutorial.